Salve a tutti di SMT Airsoft, in particolare da S, e quest'oggi siamo qui a fare una rubrica sul lato particolare, perché non vi esporrò, non vi descriverò qualcosa, una tattica, un pezzo di equipaggiamento, un determinato tipo di batteria, l'ABC del meccanico è fatto fare da T. Oggi voglio discutere di qualcosa, quindi è una rubrica sul lato più descrittiva, ho voluto fare proprio per il 10° episodio per fare così di diverso. In particolare quest'oggi vorrò parlare, o meno, cercare di parlare sul cecchino. Il cecchino da soft air. Che cosa è il cecchino da soft air? Ognuno ha la sua spiegazione, lo potrà descrivere in maniera diversa, ma io lo vedo in maniera molto molto univoca. Ovvero, il cecchino da soft air è colui che è ha un handicap, non è che è, ha un handicap, ovvero l'handicap dell'arma a molla, quindi caricamento manuale. Ora, per me il cecchino, lo sniper, chi usa il fucile a cecchino, per me l'arma da cecchino per eccellenza è l'arma a molla, quindi a caricamento manuale. Io non considero cecchini o sniper quelli che utilizzano armi elettriche, per amore del cielo, questa è una mia personale opinione. Perché comunque il cecchino nel soft air è colui che ha un handicap, ovvero gioca con un indifetto rispetto agli altri, con un problema in più, con un pensiero in più, con una difficoltà maggiore rispetto a tutti gli altri che utilizzano armi elettriche. Questo perché, ovviamente, è inutile dirlo, però nell'eventualità io lo ripeto lo stesso. L'arma a cecchino spara un colpo al secondo se siete molto veloci a caricare. Un'arma elettrica ne spara 24 al secondo. Capite che 24 pegni al secondo passano più facilmente un arbusto. Un pallino ha una buona possibilità che venga intercettato da un ramo, da una foglia, cambi direzione, un alito di vento. Capite quindi che il cecchino nel soft air è un mestiere, un ruolo parecchio difficile, parecchio complicato. È molto frustrante, moltissimo. Quindi l'ho fatta questa rubrica per rispondere a tante di quelle persone che mi chiedono: ma come faccio a diventare cecchino? Cosa posso fare per diventare un buon cecchino? Che arma devo utilizzare? Come devo migliorarla? Cosa devo comprare? Ora, non deve mai essere la prima arma, non si deve mai cominciare a giocare a soft air come cecchino. Deve essere sempre la seconda, addirittura la terza arma che si compra. Perché il cecchino, ripeto, è un ruolo difficile, complicato, che necessita per forza di cose di un'esperienza precedente nel soft air. Perché devi cominciare a vedere, a capire come si muovono i nemici, a conoscere il campo, a anche soltanto capire come ti devi muovere, silenziosità, la tattica, il riparo, la fatica comunque del muoversi più lentamente, con più attenzione. Devi riuscire a gestire lo stress provocato dal cecchino, che comunque è una molto più lunga, molto più ingombrante, che comunque spara un colpo alla volta, un colpo a secondo, e non è affatto tanto. Quindi consiglio il cecchino? Io certo consiglio, io non posso, non sono mica io a dire no, non fate il cecchino, non fate lo sniper, non potrei mai dirlo. Il fatto è, non fatelo appena iniziato, fatevi la vostra esperienza con un'arma elettrica e successivamente, se volete aumentare i gradi di difficoltà, allora passate al cecchino. Ora, quale cecchino comprare all'inizio? Io in particolare consiglio sempre di non acquistare assolutamente un Marui. Questo per quale motivo? Non sto dicendo che i Marui sparino male, assolutamente no, come i cecchini sono sicuramente i migliori out of the box, all'inizio, senza upgrade. Il problema è che ogni cecchino, anche uno Marui, out of the box, non sarà mai competitivo, mai, impossibile che sia competitivo, a differenza di una qualsiasi arma elettrica con Jinjong, di 70 euro comprato, sarà sicuramente più competitivo
di un cecchino Marui out of the box. Indi per cui, per quale motivo io sconsiglio il Marui? Molto semplice, perché per avere un fucile a cecchino competitivo si deve letteralmente cambiare tutto. Tutto, l'unica parte che si può salvare di un fucile a cecchino è l'esterno, il resto deve essere cambiato tutto. E questo non lo dico io, tutti i più grandi sniper, a meno quelli che si vanno su YouTube ovviamente, il loro cecchino è completamente da 0 a 100 modificato, non ha più una parte originale. Quindi quale fucile consiglio? Io consiglio un VSR, perché è quello che presenta più possibili modifiche, oltre a essere quello più facile da portarsi in giro perché è più leggero, perché bla 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 bla, vabbè, le solite cose della Well. E ora mi direte, non scrivete sotto, ma la Well fa cagare, perché? Frega cazzo! Anche perché il cecchino della Well, molto semplicemente, costa poco, è Marui compatibile, quindi ogni pezzo che si potrà mettere sul Marui potrà anche essere messo sul Well. Quindi, pago poco, con i soldi che io risparmio da non aver comprato un Marui, li investo in pezzi di ricambio. Ora, io non posso dirvi quali marche comprare di pezzi di ricambio, perché ovviamente ogni meccanico ha il suo. Io personalmente consiglio il kit Lilax, che secondo me è il migliore che esista in questo mondo. Costa un occhio della testa, anche un occhio e mezzo, però ne vale assolutamente la pena. Ora, cosa cambiare dall'inizio alla fine nel cecchino? Allora, innanzitutto la prima cosa che si deve cambiare, che si deve fare non cambiare, è perfezionare al massimo il gruppo aria. Quindi o cambiare tutto quanto sul termo, comprando eventualmente dei pezzi fondamentali, importanti, di qualità, ma soprattutto farci mettere dentro le mani da un esperto, un professionista. Io non mi sto dicendo di andare da qualcuno in particolare, ma fate mettere le mani dentro un cecchino da uno che ne conosce veramente il funzionamento. Questo perché nel cecchino, più che in un'arma elettrica, in un SG elettrica, ogni cosa deve essere fatta al millimetro. Ogni cosa deve essere perfetta, ma perfetta nel vero senso della parola. Quindi, gruppo aria per primo. La seconda cosa, insieme vabbè al gommino PAP, però vabbè, il gommino PAP costa talmente poco che quello è veramente forse la primissima cosa da cambiare. Il gommino PAP, personalmente io opterei sul Marui per i climi caldi, per i climi freddi, e ancora non ho capito bene quale prendere perché ne provo un po', ma tanto ognuno fa bene o male abbastanza cagare, quindi non mi trovo ancora a usare il cecchino in inverno, però vabbè, in inverno è diversa vegetazione, quindi ci può anche stare non usarlo, più o meno. La seconda cosa da cambiare, nel mio umile, con mio umile parere, è la canna di precisione. Ora, quale canna di precisione comprare? Personalmente consiglio sempre una 6.01. Ora, perché la 6.01? Perché sicuramente la 6.03 presenta una minore precisione rispetto alla 6.01, però la 6.01 ha un altro difetto, ovvero quello di limitare la fuoriuscita di aria della canna, quindi la vostra arma subirà un downgrade della potenza di Jao, quindi per cui alla canna si dovrà per forza di cose abbinare una molla per riportare il fucile al Jao. Ora, io non sto dicendo di tenere perfettamente il fucile al Jao, ovviamente questo è la legge che lo impone, no? Ma personalmente, utilizzando anche un altro cecchino, questo che vedete qui nel video ovviamente, qui in giardino, utilizzo una molla un po' più potente, perché ho saputo che certi club utilizzano delle regole particolari per il cecchino, ovvero che entro i 20 metri non si può utilizzarlo, ma si deve sparare con la pistola, ovvero l'arma secondaria. Ora, non vi sto dicendo assolutamente, io utilizzo il mio cecchino, questo ho il Jao assolutamente, in giardino, però ho notato che la potenza migliore per un pallino 0.30,
ci arriveremo, è la potenza di 1.6. Ora continuiamo. Poi post canna, l'altra cosa da cambiare, vabbè, il gruppo scatto, il gruppo aria, il gruppo scatto, sì, ci può stare, il grilletto, renderlo il più leggero possibile. Fidatevi che un minimo spostamento del movimento della canna, il movimento del fucile, dato dal spremere il grilletto, influirà sicuramente di dove andrà quel singolo paio di 6 mm, in che direzione esattamente andrà, quindi influirà in qualche modo. Quindi c'è da cambiare il grilletto, sì, assolutamente, come terza, quarta cosa, addirittura sì, però quale mettere? Uno zero trigger, ovvero un grilletto inesistente. È un meccanismo particolare che si regoli tu la sensibilità del grilletto, quindi basta, io in questo particolare qua l'ho messo, ma sfiorarlo e il colpo ti parte. Si perde la sicura, perché la si perde, però è una godura incredibile quando devi fare colpi di precisione anche a lungo distanza, che le soft air comunque sono circa 50 metri. Ora, quali sono le caratteristiche fondamentali di un fucile a cecchino? Ovviamente la precisione, e questo è appurato, e con tutti questi accorgimenti si potrà avere. Ci sono però degli accorgimenti in più da fare per migliorare ulteriormente la precisione di un cecchino, ovvero quali? I distanziali, gli spessori. La canna a ogni sparo si muove, quindi si deve cercare un modo per bloccarla sempre nella stessa fottutissima identica posizione, così da risultare ogni tiro perfetto, ogni tiro costante, non costante di potenza di uscita, ma costante di stabilità, di direzione dell'arma. Ed è una cosa fondamentale, assolutamente fondamentale. Molti non lo fanno e molti se ne pentono, assolutamente non lo fanno dopo, rovinando quel equilibrio perfetto che si crea quando tu chiudi un fucile la prima volta. Ora, distanziali quali si possono comprare? Si possono comprare, se non ci sono, si possono fabbricare con del semplice sughero. Ora, andiamo avanti. Qual è il secondo punto di un fucile a cecchino? Un fucile a cecchino deve essere preciso, molto di più di un'arma elettrica, molto di più, e deve essere silenziosissimo. Ora, come rendere un fucile a cecchino silenziosissimo? Si deve riempire ogni buco possibile del cecchino con materiale fonoassorbente, anche della gomma piuma va assolutamente bene. E quali sono i buchi del cecchino? Sono tutta la parte dietro del calcio, che fa da cassa di risonanza, sembra poco, ma fa da cassa di risonanza, quindi non è una bella cosa, si deve riempire. La parte davanti della canna, anche addirittura tra canna interna, da inner e outer barrel, si deve letteralmente, completamente riempire di gomma piuma. Ogni buco deve essere riempito di gomma piuma. Il fucile a cecchino deve essere il più fottutissimo, silenzioso possibile. Ora, questi accorgimenti bastano o no? Perché c'è anche il rumore che esce dalla canna, da davanti alla canna. Quindi il fucile a cecchino, secondo mio umile parere, in un bosco, se è utilizzato in un bosco, se è andato in urbano, magari si può anche evitare, più o meno, però vabbè, si può anche evitare. Deve essere fondamentale l'utilizzo di un silenziatore il più lungo letteralmente possibile. Qua vale la regola: più lungo è, meglio è. E soprattutto al suo interno non si deve tenere il materiale fonoassorbente di fabbrica, perché più delle volte non è molto buono. Si deve creare all'interno del silenziatore una camera di fonoassorbente personalizzata, homemade. Come si crea questa? Molla classica inserita dentro il silenziatore, che quindi terrà la gomma piuma o l'eventuale materiale fonoassorbente bello aperto, e poi inserito bene sul fucile con degli adattatori, probabilmente, se comprano. Questi adattatori in più dovranno essere scocciati per diminuire ulteriormente. Sì, è un lavoro da maniaco il lavoro da sniper, però c'è da farlo. Quindi silenziosità, precisione, un buon mirino, ma quello è una vostra scelta, quello utilizzare. Io utilizzo un
bel diametro di uscita di mirino per avere un bello, bello luminoso, bell'ottica bello luminosa, ma questa è una vostra scelta. Fucile cecchino deve essere sempre oliato, preciso, silenzioso, oliato ogni fottutissima volta che si va a giocare, beh non proprio ogni, però almeno una volta al mese si deve fare il classico spruzzatina di olio, di grasso, quel cazzo che usate voi, non mi interessa. Quindi, il cecchino è consigliato? Sì. È divertente? Sì. È difficile? Molto. È frustrante? Molto. È consigliato a fare su quali delle prime armi? No. No, evitatelo. Quindi, dopo tutta questa pappardella incredibile che sarà stata probabilmente 20 minuti, mi dispiace, ma ci sono i cazzi vostri. E quindi, cari ragazzi, da essere tutto ed essere un cyber sniper, come mi hanno detto su Facebook, iscrivetevi su YouTube, iscrivetevi su Facebook e mille altre cose che non mi ricordo cosa devo dire, però fa lo stesso, e spero che questa rubrica un po' più particolare vi sia piaciuta. Cari ragazzi, cari biruniani, stay young, stay biru, e alla prossima. Ho parlato soltanto di libri in questo caso. Per quale motivo? Le batterie vecchiotte hanno molti difetti, moltissimi difetti. Io le sconsiglio sempre, meglio che non utilizzare, perché fanno veramente schifo in confronto alle lipo. Ora, durano nettamente di meno, presentano un'accelerazione, ovvero la scarica di elettricità che arriverà al motore non è immediata come nelle lipo. Per il soft air, in ambito militare, ma soprattutto per il campo soft air, dove le distanze sono molto più ravvicinate, è il segnale di copertura. Come fare il segnale di copertura? Basta toccarsi la testa. Questo significa copritemi. La nostra associazione, il nostro SMT Airsoft, oltre a questo segnale fa un altro segnale, ma è soprattutto nostro, non l'ho trovato da altre parti. L'abbiamo inventato noi.